Un'estate da illuminare con le meravigliose creature del mare. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. La nostra estate produttiva continua. Oggi un altro video di Home Decor. Ci dedicheremo alla creazione di un portacandele, un portati light in pratica, con la forgia di una stella di mare. Ho pensato che fosse bellissimo all'interno del mio terrazzino avere un elemento che mi raccordasse con l'elemento marino, che mi riportasse sulle spiagge caraibiche, dove appunto le stelle di mare, ma non solo sulle spiagge caraibiche, anche sulle spiagge siciliane ci sono delle bellissime, anzi sulle scogliere, delle bellissime stelle di mare da osservare e contemplare. Bene, io ne voglio una tutta per me e, non volendola sottrarre a madre natura perché sarebbe un peccato ed uno scempio, preferisco crearla con la mia fantasia. Prima di spostarci sul piano della lavoro, passa in libreria ad acquistare il ricettario dell'arte, il mio libro in cui condivido con voi tutte le ricette per la creatività, per fare colori, paste modellabili, solventi piuttosto che medium, tutti i materiali per il restauro, per la pittura, per la creatività. Homemade e con un risultato professionale. Ti aspetto in libreria o vi metto il link qua sotto per acquistarlo online. In più vi aspetto anche sui miei altri canali Ombretta e Due Cuori Una Cappa, il mio canale di lifestyle e l'altro di cucina. E vi aspetto su tutti i miei social, Facebook, TikTok, Instagram. Mi raccomando, seguitemi su Facebook e Instagram perché molto presto darò l'annuncio dell'avvio dei nuovi corsi di disegno, pittura, tecniche pittoriche e tanto altro che verranno avviati su Arte per te. Quindi vi aspetto numerosi, non mi mollate quest'estate. Adesso però basta cianciare, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare la nostra bellissima stella di mare. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra stella di mare portacandele. Una pasta modellabile, io questa che ho comprato da Tiger, potete usare il DAS, potete usare qualunque pasta modellabile homemade che potete trovare nel mio libro Il ricettario dell'arte. Per questo progetto la pasta di mais e la pasta di riso sono super indicate. Vi lascio qui giù il link per acquistare il libro se non lo avete ancora, quindi, oppure una qualunque pasta modellabile che si essicca all'aria. Io però, per accelerare i tempi, la farò essiccare all'interno del forno ad una temperatura di 90 gradi circa per circa un'oretta e mezza. Far essiccare la pasta modellabile in forno non comporta nessuna tossicità, ma io per precauzione comunque pulisco il forno mettendo all'interno una leccarda piena d'acqua, facendo evaporare l'acqua, quindi creando un forte vapore dentro il forno, quindi ripulisco tutto con aceto. Do un giro di forno a vuoto, diciamo così, dopo averla usata, ma giusto per precauzione. Del flatting lucido all'acqua, questo qui, dell'acqua, una candelina, queste qui, le tea light, poi dei colori acrilici, io li ho qua sfusi, sono i colori fatti da me, useremo i toni del corallo, poi un pennello, una matita e dei bulini, questi chiodini con le estremità arrotondate, li trovate anche in tutti i negozi cinesi al reparto manicure con la nomenclatura di Dotter. Cominciamo subito. Come prima cosa, sul mio tappetino da lavoro, questa è una tovaglietta per la colazione che ho voltato all'uso creativo, disegno proprio la sagoma della mia stella. Voi potete trovarne quante ne volete su internet. E allora, per farla venire, e mi serve la sagoma per capire più o meno la dimensione entro cui voglio volgermi. L'importante è che al centro abbia lo spazio per ospitare la nostra candelina. È più o meno questo quello che io di cui io volevo assicurarmi. Prendo la pasta modellabile, io ne ho un po' vecchia, non ho ancora aperto la pasta nuova che vi ho fatto vedere al principio, e comincio
a formare la mia stella, addizionando pasta su pasta e seguendo più o meno per adesso la sagoma che ho disegnato. Mi raccomando che il tappetino sia plastico, di silicone, di plastica, in modo che la pasta non si appiccichi quando la modellate. In questo caso io procedo per piccoli pezzi e come vedete la pizzico tutta un po', proprio per far sì che la pasta si compatti. Poi sarà un secondo momento quello della lisciatura, anche se questa non sarà un'opera molto liscia, ora vedrete. Man mano che aggiungo, per far meglio saldare i pezzi tra loro, metto un po' d'acqua e poi schiaccio con le dita. Una volta posizionata tutta la pasta modellabile, cominciamo a plasmarla bene con un po' d'acqua, lisciandone la superficie e portando la pasta lì dove vogliamo che ce ne sia un po' di più, o eliminando le parti, per esempio, in eccesso. Con qualunque strumento abbiate in casa, un coltello, una spatolina, anche le mirette per il DAS vanno bene, cominciamo ad arrotondare, quindi ad aggraziare le parti inferiori che non devono essere schiacciate al suolo perché sarebbero brutte, ma devono essere appunto aggraziate e tondeggiate. Mi raccomando, finché lavorate, mantenete sempre bagnata la vostra stella, perché siccome dovremo aggiungere degli elementi, ci servirà sempre che non sia troppo troppo asciutta in superficie. Ci sarà un tempo per ogni cosa, un tempo anche per farla essiccare. È una stella di mare, ha bisogno di acqua. Adesso prendiamo una delle nostre candeline. Stacchiamola dal supporto, così, tirandola via, e al centro foriamo la nostra stella. Voilà! Se vogliamo usare questa come proprio formina, ci basterà bucarla in modo che passi l'aria e lei scenderà fino in fondo. Voilà, quindi tiriamola fuori e con la spatolina svuotiamo il buco. Ok, tolto quello che dovete togliere con il dito bagnato, compattate il fondo e assicuratevi che la formina entri. Quindi allargate bene in modo che entri comunque comoda e lisciate qui l'imboccatura. Vi avevo detto di non buttare la pasta modellabile che avevate tolto, quindi compattatela tutta perché adesso arriva la parte divertente. Prendo il bulino e comincio a praticare dei fori sulla parte più alta della mia stella. 2, 4, ne ho fatti 6, quindi ne farò 6 su ogni raggio. Ok, e con la pasta modellabile che c'era avanzata, bagniamo quindi il foro col bulino e andiamo ad inserire
così, una pallina, via via più piccola. Quindi fissatele tamponando con il dito bagnato, così, schiacciandole ben bene col dito bagnato. Voilà! Adesso facciamo delle palline ancora più piccole e poniamole qui a contorno. E adesso accanto a ognuna di quelle più grossette ne metto una più piccina. Tutte queste cose che vi sto insegnando potete voltarle anche all'argilla, potete anche cuocere i vostri pezzi. Io non lo faccio semplicemente perché non ho il forno, ma qual è la differenza? Che se fate i pezzi in argilla farete asciugare sicuramente all'aria il pezzo e prima, e una volta asciugata la parte sommitale, svuoterete di un po' di argilla la parte interna per evitare che ci siano bolle d'aria che facciano scoppiare il pezzo in cottura. Le braccia della stella andranno ulteriormente svuotati da sotto, ma noi li stiamo facendo con la pasta modellabile, quindi non ci sarà bisogno di questa accortezza. E quindi aggiungete pallini finché non sarete soddisfatti del risultato visivo. Beh, qui la fantasia la fa da padrone. A questo punto, dopo aver attaccato tutti i pallini, dobbiamo fare l'azione contraria in tutto il resto. Prendiamo un budino e cominciamo, bagnandolo perché sennò non viene bene, a creare tanti micro puntini sulla superficie della nostra stella marina. Arrivati a questo punto dobbiamo, allora, voi lasciatela riposare in pace finché non si asciugherà tutta. Io invece la cuocio, quindi la sposto su, senza romperla spero, e voilà, e la metto in forno a 90 gradi per un'oretta circa. Mi sa che oggi provo la friggitrice ad aria. Vediamo, vi dirò dopo. Dopo un'oretta, nemmeno, no, meno di un'ora di cottura, ecco qui la nostra bella stella pronta per essere dipinta. Ora, devo dire la verità, se non dovessi fare il video e quindi mostrarvi tutti i passaggi, io la lascerei di questo colore. Passerei sopra il flatting e buonanotte ai suonatori, perché guardate che bello questo gioco di bianchi con i chiaroscuri dei vari bozzetti e dei vari buchini. Insomma, mi piace veramente, veramente tanto. Ma siccome siamo qui non per fare cose, ma per imparare a fare cose, che è diverso, allora io questa ho già deciso da prima di realizzarla, di volerla fare color corallo. Faccio un colore molto diluito perché voglio che si intraveda il bianco, almeno in questo momento nel mio pensiero c'è questo, poi non so se alla fine l'effetto sarà quello desiderato, ma al momento la mia idea in creatività è così, I progetti si cambiano strada facendo.
e andiamo con un pennello super carico di colore, ma super anche carico di acqua, perché mentre metto, come vedete, tolgo perché voglio che si intraveda il bianco sottostante. Se invece voi la volete super carica color corallo, fatela come più preferite, potete farla rosso fuoco, insomma sono veramente tantissimi i colori delle stelle di mare, grazie a Dio, quindi potete sbizzarrirvi e cercare quella più idonea alla vostra persona e al vostro gusto. Vedete, potete farla più corallosa oppure come me mettere il colore e poi diluirlo. Asciugo il tutto, io mi aiuto con un phon. Anche qui la passata di flatting deve essere molto molto copiosa, perché il pezzo deve venire proprio lucido, quindi eliminiamo ogni impurità dalla superficie. Prendo un pennello a cui non tengo particolarmente, lo imbibisco di flatting proprio tanto e comincio a passare su tutto, proprio facendolo colare. Potete farle anche colorate, verdi, turchesi, e metterle in un angolo del terrazzo, verranno bellissime del terrazzo, perché del terrazzo, anche della casa. Verranno stupende e arricchiranno assolutamente il vostro arredo. Potete sigillarlo anche con la resina. E il flatting vi permetterà di pulirlo con una pezzetta inumidita. Una volta che risulterà ben ben caramellato, come piace a me, facciamo asciugare completamente. E alla fine del nostro lavoro quello che avremo sarà questo T-Light al centro e la nostra stella di mare ad ornare angoli delle nostre terrazze, dei nostri salotti, di qualche tavolino, magari mettetela accanto a delle conchiglie, a qualcosa che richiami il mare, e sarà tutto più estivo in un attimo. Tutti i complementi d'arredo, quelli che vi sto proponendo durante quest'estate, per cambiare faccia alla vostra casa senza dover sovvertire tutto l'arredamento. Con pochi euro fare qualcosa di carino che dia alla vostra casa una caratteristica stagionale e che quindi possa farla apparire sempre differente nei vari momenti dell'anno. Spero che la mia stella di mare vi piaccia. Io vi do appuntamento al prossimo video, vi lascio le foto e ci vediamo subito dopo. Pollice in su se questo video vi è piaciuto. Ciao! Insomma, è molto molto d'atmosfera. Io l'ho fatta color corallo perché mi andava così. Viene bellissima anche bianca. Potete lasciarla anche bianca se non volete lo sbattimento di colorarla e la paura di rovinarla. Ma viene bellissima anche verde, bluette, con tutti i colori differenti e grandezze differenti da disseminare negli angoli più disparati di casa o del terrazzo. Sbizzarrite la creatività e portate l'estate in casa vostra e il mare in casa vostra, pur se state in montagna, perché il luogo, il modo di essere, il modo di sentire la vita è soltanto uno stato d'animo, quindi si può essere ai Caraibi anche nel salotto di casa nostra. Io vi auguro una stupenda estate. Se questo video vi è piaciuto, pollice in su e condivisione, questo aiuta il canale a rimanere attivo nel web e ad essere consigliato. Se pensate che io me lo meriti, cliccate quel mi piace, quel condividete, e noi ci vediamo sempre qua per un prossimo video creativo. Grazie a tutti per essere sempre con me. Alla prossima volta. Ciao!